a tutti e bentornati sul canale. Oggi sono qui a mostrarvi la nuova collezione di Mulac Cosmetics. Tre nuovissimi groovy lipsticks, groovy metal. Sono per l'appunto tre rossetti della gamma groovy, quindi quella più accattivante, un pochettino più modaiola, diciamo, che si contraddistingue dal logo questo qui in fucsia. E sono tre rossetti che cavalcano il trend delle labbra metallizzate, strizzando un po' gli occhi agli anni 80 e 90. Non per niente, uno dei tre rossetti che vi vado subito a mostrare, che è quello che indosso, si chiama proprio 90. Ta-da! È un rossetto bronzo, ma non troppo rossiccio, è più un nocciola, diciamo. È molto confortevole da indossare. L'odore è sempre il solito, forse leggermente meno talcato, un pochettino più dolce. Non so se è cambiato il profumo, che so che a molti non piace, a me fa impazzire. Non ne hanno fatto parola loro dell'azienda, però mi sembra leggermente meno forte. E vi vado subito a mostrare sulla mano lo swatch. Che dire, i colori di Mulac sono sempre fantastici, molto pieni. Mi sembra sempre di ripetermi quando faccio questi video haul di Mulac, perché sono, insomma, eccellenti. Quindi questo è veramente un rossetto passepartout. Lo indosso adesso con questo trucco, insomma, abbastanza naturale, con questa nota ottagno sotto l'occhio. Fa anche pandane con il mio occhio iniettato di sangue. Poc'anzi mi sono ficcata un pennello in un occhio proprio prima di registrare, quindi vabbè. Poi il prossimo che vi faccio vedere è Vintage, che è un nude rosato e dal tubicino sembrerebbe leggermente meno metallizzato di 90s, però lo andiamo a swatchare sulla mano. Io non li ho mai swatchati ancora. Questo sulla mano è un pochettino più malva rispetto allo stick, e è un metallizzato però un po' più lucidino, un metallizzato un po' diverso, mi sembra più velvet, diciamo. È molto molto bello, non vedo l'ora di provarlo. Sembra quasi un MILF metallizzato, molto bello. Poi vi faccio vedere Burlesque, che è un colore diciamo più sul ciliegia, molto bello. Ah, no, vabbè, è bellissimo, è un ciliegia, sembra cherry metallizzato. Questo è veramente blinding, stupendo stupendo. Oh, non era in programma, ma io me li voglio provare. Non era in programma appunto perché prevedevo di uscire subito, ma mi piacciono troppo e quindi li voglio provare. Allora, proviamo Vintage. Un po' di M, ma sono degli swatches. Sì, è un malvone, diciamo, è proprio un color cindy, se vogliamo. Non mi fa impazzire molto, devo dire, dei tre è quello che mi piace un po' meno, però è veramente portabilissimo ed ha un bagliore metallico abbastanza discreto, quindi penso che lo potrete molto apprezzare anche per tutti i giorni, soprattutto a chi magari ha un sottotono più rosato del mio. Comunque devo dire che è piuttosto fedele al pan. Forse qui mi sembrava un pochino più nude, mentre invece qui è un pochettino più malva, come al solito del resto sulle mie labbra. Però quindi questo mi sembra una shade molto adatta per tutti i giorni. Abbastanza idratanti, non sono proprio durissimi. Ok, passiamo a provare Burlesque, che questo colore mi fa impazzire. Ah. No, vabbè, che cosa non è questo rossetto? Me lo sono messo coi piedi, ma è una cosa meravigliosa, oddio! Vabbè, questo trucco ci sta con i cavoli a merenda, ma oh santi numi, che cosa non è questo rossetto? No, dovete averlo. Mi sento un po' cindy. Magari. Questo invece è proprio più
zdeng, diciamo. Il metallo si vede di più. Trovo mi doni molto come colore e credo che stia benissimo a tutti perché le iridescenze, diciamo metallicose, sono abbastanza calde, quindi sembra quasi un duochrome, diciamo. Quindi le iridescenze calde donano agli incarnati caldi, e invece il sottotono rosso del rossetto dona anche a chi ha un sottotono più rosato. Quindi secondo me è veramente un rossetto, per tutti, davvero per tutti. Devo dire che della collezione, incredibilmente, perché non credevo, Burlesque è quello che mi piace di più. Pensavo che quello che mi sarebbe piaciuto di più sarebbe Pensavo che quello che mi sarebbe piaciuto di più sarebbe stato Novantas. Non so se questa cosa che ho detto è giusta, però vi prometto che la terza media l'ho fatta. Pensavo appunto che 90s, che Novantas fosse il colore che avrei preferito. Invece non è stato così, nel senso che mi piace molto, ma mai come Burlesque questo che indosso, veramente è top. Ragazzi, io credo che veramente questi rossetti di Mulac siano da avere se siete degli appassionati di rossetti. Sono confortevolissimi, lunghissima tenuta, non si muovono ma sono cremosi. Devo dire che mi piacciono da morire. Io quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se acquisterete la collezione di Mulac o se l'avete già fatto e quali sono i vostri colori preferiti. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un pollice in su. Ciao!